Allora, ciao a tutti. Allora, sono venuto circa nel 2012 qua a parlare di dati aperti e dopo 6 anni la cosa abbastanza strana è che quello che più o meno raccontavo 6 anni fa l'abbiamo realizzato assieme al Comune di Venezia, al Padiglione Venezia della Biennale. Con il padiglione che è tuttora aperto, poi avete tempo fino a fine novembre per andare a visitarlo, è praticamente un progetto di data management urbano, in cui abbiamo fatto in modo che tutti i vari soggetti che aderivano a questo padiglione Venezia, condividessero la loro conoscenza attraverso i dati e i lavori che hanno prodotto. Questo è il banner che lo presenta, quello è il sito internet in cui non abbiamo solamente voluto presentare i soliti casi d'uso e palle varie, ma abbiamo voluto anche inserire direttamente i dati dei documenti e dei materiali che erano stati prodotti. In sostanza si articola il padiglione in 9 schermi molto grandi, su cui vengono proiettati dei micro video di circa 1 minuto e mezzo, 2, non di più. E di casi d'uso, per esempio, che so, la ricostruzione storica di porzioni di Venezia, lo sviluppo dell'andamento delle maree dal 700 a oggi, e di tutti questi casi d'uso sono allegati i dati che sono scaricabili direttamente dal sito. Generalmente si è cercato di promuovere delle licenze che fossero aperte in maniera tale che fosse possibile il riuso e l'implementazione. Non sempre questo è stato possibile perché magari in alcuni casi le università o gli istituti hanno usato dei dati proprietari. Però quelli del Comune di Venezia sono tutti disponibili. Io sono Luca Corsato e faccio parte appunto, sono titolare dell'azienda che è Open Science Stato, OSD, che si è occupata di fare il data management del Padiglione Venezia. In sostanza, data management di un soggetto, in questo caso di un evento così articolato consiste principalmente nel cercare di raccattare e vedere che cosa hanno a disposizione le varie strutture e i vari enti. La cosa che molto spesso si dà per scontato è quello appunto di dire che i dati ci sono. Il problema è che molto spesso i dati, pur essendoci, sono veramente incasinati oppure sono di qualcuno o ce li ha qualcuno in qualche parte del proprio computer, ma non necessariamente sono accessibili. Il concetto di base che si è cercato di sviluppare assieme a tutti gli altri dello staff curatoriale era l'idea dei caratteri mobili, cioè come i caratteri mobili all'epoca inizialmente con Gutenberg servivano per lo stesso font, lo stesso caratterino, serviva per comporre tantissime pagine diverse, allo stesso modo i dati possono essere composti e aggregati per formare dei lavori che riguardano ambiti o temi diversi. Quindi i caratteri mobili si è cercato di aggregare, anzi si è aggregato tutti questi vari soggetti che vedete, che ognuno portava dei propri lavori. Ovviamente questi lavori sono la sintesi di una serie di dati che erano stati raccolti o erano stati individuati all'interno del loro percorso. Questo che vedete è l'allestimento che abbiamo creato. In sostanza, siccome il padiglione Venezia è curvo, semicircolare più o meno, abbiamo voluto tenere sulla parete, entrando si entra dalla parte opposta, questa è la vista dall'uscita, entrando si ha sulla parete di qua tutta la serie di font, di caratteri mobili, e dall'altra parte invece ci sono questi monitor, che sono molto grandi, sono alti circa 6 metri, su cui viene proiettato appunto un piccolo videino, piccolo nel senso di durata, e sotto appaiono delle infografiche che rappresentano i dati che sono cosa. Che sono, diciamo, esposti all'interno di quel caso di studio. Principalmente si è voluto fare una analisi della conoscenza che era all'interno dei vari istituti e dei vari enti, perché adesso non so più o meno voi in che ambiti lavorate, però è fondamentale soprattutto nel momento stesso in cui si passa nella trasformazione dal cartaceo, dall'archivio cartaceo all'archivio digitale, è importante anche capire com'è l'organizzazione e quali sono le cosiddette policy di accesso e di condivisione. Quello che abbiamo notato è che molto spesso ci sono dei limiti di strutture dettate da alcuni punti di vista da parte amministrativa o giuridica. Paradossalmente in questo momento chi ha delle policy più organizzate sono gli enti pubblici, tipo i comuni, le regioni e le province, perché diciamo che anche a martellate sono stati più o meno obbligati a livello di legge
raccogliere e a condividere i dati. Le università, che dovrebbero essere e che sono a tutti gli effetti una sorta di connettore della conoscenza e dei dati a loro volta, hanno invece paradossalmente delle difficoltà, perché a causa o per fortuna della cosiddetta libertà della ricerca, i ricercatori non sono obbligati a condividere o a immettere nei server dell'università i dati della loro ricerca. Per cui molto spesso le ricerche o gli studi che vengono compiuti all'interno dell'università da personale, da studiosi dell'università stessa, non sono disponibili e non sono a loro volta condivisibili. Quindi nel momento stesso in cui si affrontava un sistema di data management che potesse, diciamo, condividere i dati e permettere il riuso della conoscenza anche in termini accademici, abbiamo avuto delle difficoltà. Perché appunto le difficoltà nascono dal fatto che molto spesso le persone considerano i dati una sorta di lavoro egrezzo, una specie di truccioli che vengono lasciati alla base della scultura dopo che si è intagliata nel legno. Ma quello che si è voluto, diciamo, portare e quasi rivoltare il concetto nell'ambito di questo progetto del Padiglione Venezia è stato quello di dire: ok, ci sono i lavori, ci sono i documenti, ci sono gli studi, eccetera, però è importantissimo anche il lavoro di ricerca, di aggregazione che è stato fatto prima. Perché se è vero che dal punto di vista amministrativo un piano, che so, del traffico, un piano urbanistico hanno un valore, diciamo, attuativo, normativo, giuridico, eccetera, dal punto di vista scientifico un paper o uno studio ha un impatto, diciamo, accademico di citabilità, cioè uno studioso diventa più importante tante più volte viene citato il suo articolo scientifico. C'è tutta la parte, diciamo, dei dati che invece sono quelli che possono dare, allungare la vita o espandere la conoscenza che era raccolta all'interno di questi documenti. Per cui quello che si è voluto cercare di far capire è che c'è valore anche in tutto quello che viene fatto prima della produzione del documento, dei lavori finali, che sono appunto i dati. Questi dati, però, passo subito direttamente al discorso della gestione, molto spesso non sono allegati né con una licenza, cioè non si sa che cosa si possa fare, se chiunque di voi prendendoli li possa riusare per i propri lavori, e magari questi lavori possono essere dei lavori pagati e quindi ci possa essere un uso commerciale. Allo stesso tempo magari non è ben chiara la metadatazione, cioè se il proprietario di questi dati è ben identificato, e questo comporta una perdita, diciamo, di valore sia dei prodotti che vengono derivati da queste informazioni, sia anche una perdita da parte di chi si è rotto le balle anche semplicemente per procurare o per aggregare questa conoscenza. Quindi un'altra delle difficoltà che è stata l'organizzazione e diciamo creare questa specie di contenitore fatto per essere distribuito, questo cesto da cui pescare queste informazioni, è stata quella di cercare di dare un senso e un riferimento a chi aveva, diciamo, faticato per aggregare queste, appunto, informazioni. L'informazione diventa nel momento stesso in cui vengono aggregati questi dati. L'informazione quindi all'interno, che so, di un paper economico diventa un'informazione accademica, economica. Però magari questi stessi dati hanno valenza geografica e possono essere trasferiti per quello che potrebbe essere una conoscenza del territorio, e quindi possono avere un valore, che so, urbanistico. Queste cose le abbiamo viste per esempio su alcuni dati che sono stati prodotti in questo periodo all'interno dell'Ordine degli Architetti, che loro hanno cercato di fare durante questo allestimento del Padiglione Venezia fino a novembre. Stanno facendo una survey all'interno dell'Ordine per cercare di individuare all'interno della provincia, in questo caso di Venezia, quelli che sono, diciamo, i punti che possono essere oggetto di una riqualificazione urbana. È chiaro che questo set di informazioni avranno un valore economico per i professionisti che ci andranno a lavorare, avranno un valore urbanistico per i comuni o le amministrazioni che ne saranno interessate, ma hanno un valore magari sociale per chi invece abita in quei territori, in quegli ambiti. È chiaro che stiamo parlando però dello stesso dataset. Se di questo dataset non viene identificato chi l'ha raccolto, dove, come, che licenze possono essere applicate per poterne fare un riuso comune, è chiaro che l'informazione rischia di essere monca, perché ci si ritrova una sorta come nei giornali, che si trova alla fine di ogni articolo, riproduzione
cosa c'è scritto? Riproduzione riservata, una cosa del genere c'è scritto, adesso non mi ricordo, che di fatto ti consente al massimo di condividerle sui social, ma non di più, se non all'interno di quello che sarebbe l'ambito della cosa, della discussione. Questo ovviamente diventa un limite, per esempio, aprendo un piccolo, diciamo, altro settore, diventa nel momento stesso in cui si entra in ambito archivistico. Cioè gli archivi dei giornali, nel momento stesso in cui hanno riproduzione riservata, quando diventano elementi storici, cominciano ad essere difficili, soprattutto quando magari gli stessi giornali non si sa più di chi è la proprietà. Il caso che si sta verificando è per esempio anche con l'Unità, che in questo momento non è più pubblicato, però c'è un archivio molto consistente, però di fatto non è accessibile e non si saprebbe che cosa fare. Nel momento stesso in cui si entra in ambito archivistico e all'interno del padiglione Venezia, l'abbiamo affrontato soprattutto con alcuni documenti dell'archivio di Venezia, di Stato di Venezia, si aggiungono ulteriori complessità che devono essere svolte, quindi si comprende che la gestione dei dati diventa una questione sempre più importante, perché se noi non cominciamo a fare, diciamo, una sorta di data management già oggi, anche con i nostri stessi dati, nel momento stesso in cui la cosiddetta storicizzazione è sempre più ridotta, cioè diventa storia già quello che abbiamo prodotto un anno fa, mentre negli anni un po' meno recenti diventava storia dopo circa 10 anni, adesso il tempo di storicizzazione si è abbreviato, diventa molto più difficile recuperare le informazioni, quindi vivere una sorta di eterno presente. La cosa divertente è stata trovare anche tutta una serie di citazioni. Questa è una citazione molto particolare, perché è tratta da una lettera prefatoria di Aldo Manuzio, quindi siamo verso fine del 1500. Aldo Manuzio aveva l'abitudine di allegare alle proprie edizioni delle lettere in cui presentava o ringraziava anche semplicemente il capitalist o il venture capitalist o il finanziatore che gli aveva dato materialmente i soldi. E in questo caso era il tesoro e la cornucopia e i giardini di Adone, che era un documento, mi sembra, greco, latino, adesso non mi ricordo. Sta di fatto che lui nella lettera dice: molti gli affossatori di libri liberano ormai i loro libri dalla prigionia e li mettono in vendita, il che temevo non sarebbe mai accaduto a breve. Perché la cosa strana, che pochi, diciamo, viene raccontata raramente di Manuzio, è che Manuzio è stato a tutti gli effetti uno dei primi imprenditori illuminato. Ma la cosa incredibile è che, pur operando a Venezia, lui non ha avuto mai accesso alla Marciana, cioè non è mai entrata la Marciana, perché in sostanza non volevano che lui copiasse i testi che c'erano contenuti e quindi li potesse stampare e farci soldi. Perché la vera intuizione di Manuzio non è stata tanto quello di fare l'editore, perché quando lui ha iniziato a stampare libri, a distribuire conoscenza, perché era quello il suo scopo imprenditoriale, a fare soldi con la distribuzione della conoscenza, lui non faceva delle edizioni che fossero difficili da trasportare, cosa che invece era la tradizione degli stessi suoi, diciamo, competitor. Quindi lui si era differenziato perché faceva dei testi, delle edizioni molto piccole, in cui non c'era il commento, e che curava molto l'aspetto estetico dei font, cioè dovevano essere molto belli da leggere, molto facili, e che imitassero il più possibile la scrittura degli amanuensi. Per cui lui aveva investito, per esempio, sulla commissione di font riservati per lui. Questo di fatto lo aveva portato a fare una sorta di data management ante litteram, cioè lui aveva individuato tutta una serie di libri che erano magari poco distribuiti ma importanti e che erano ancora allo stadio di manuense. Quindi lui ha preso questi libri, li ha individuati, li ha trascritti a stampa e li ha cominciati a distribuire a un costo non tanto più basso degli altri, ma che fosse più accessibile e più facilmente distribuibile. Quindi da questo punto di vista lui qua praticamente si compiace del fatto che adesso ha molti testi a disposizione, e siccome erano testi antichi degli amanuensi non c'erano problemi di copyright, cosa che invece nel momento stesso in cui entravano a stampa ce le potevano avere, perché avevano le cosiddette le privative, mi sembra che fosse. Lui dice infatti a un certo punto: il desiderio di fatto è esaudito, oggi tutti offrono spontaneamente i loro manoscritti greci e li mandano ai librai perché li vendano. Ne sono stati inviati moltissimi anche a me, spero che poi accada anche questo. Se vi sono individui d'animo tanto gretto da dispiacersi per un bene che a tutti è comune
Ebbene, costoro scoppino d'invidia per l'invidia, oppure, sopraffatti dal dolore, si macinano nell'infelicità e infine si impicchino. Quindi cioè, sta a vedere che comunque il discorso della gestione della conoscenza e l'accesso alla conoscenza è sempre stata una questione abbastanza controversa che portava, diciamo, a emozioni molto forti. Perché appunto la chiave di tutto, che sta alla base del padiglione Venezia, ma sta alla base anche di tutti i dati che noi gestiamo, è come li vogliamo distribuire. Cioè, noi rispetto a quelli che sono venuti prima di noi, anche in ambito informatico, abbiamo avuto la rivoluzione Git o la rivoluzione GitHub. Cioè il discorso del versioning e il fatto che potessimo condividere il codice molto più facilmente e usare il concetto di fork e di diversificazione e di contribuzione vicendevole. Questo ci ha portato a comprendere il fatto che se le informazioni, i codici, la conoscenza non viene distribuita, sotto un certo aspetto ci priva di quello che potrebbe essere il riconoscimento del nostro valore, anche solo nella capacità di gestirlo. Per cui il fatto di distribuirlo e di sapere come distribuirlo diventa un asset importante sia per le professioni sia per i lavori che noi produciamo che ci vengono commissionati. Su questo appunto però ci vuole strategia. La strategia consiste nel capire se all'interno dei lavori o della professione che noi abbiamo ci sono delle informazioni che vogliamo condividere perché ci procurano un vantaggio o delle informazioni giustamente che vogliamo trattenere perché ci creano sempre un vantaggio, diciamo, di posizione. I modelli di business, su questo diciamo ci sono sempre più modelli a distribuzione, un framework che noi abitualmente che abbiamo applicato anche nell'ambito del padiglione Venezia è il framework di Osterweider, il Business Model Canvas, che non so quanti di voi possono conoscere, e che è stato a sua volta rimodulato dalla Creative Commons Foundation, a cui hanno aggiunto all'interno di tutte le varie schema di distribuzione anche quello che poteva essere il tipo di licenze con cui si vogliono condividere i dati e soprattutto anche il livello di responsabilità o di impatto sociale che si vuole avere nella distribuzione. Perché appunto tutto assieme, nel momento stesso in cui associo l'aggregazione delle informazioni, la loro descrizione e come li voglio distribuire, diventa appunto questo stesso una generazione di valore. Il valore che riguarda ognuno. Nell'ambito del padiglione Venezia riguardava, che so, il comune di Venezia inteso i dipendenti e i singoli uffici che aggregavano i dati e che usavano e usano tuttora questi dati per rappresentare il loro lavoro. Nel caso specifico del padiglione si sono usati molti dati urbanistici, che erano la descrizione delle mappe e le foto storiche, che ormai sono diventate storiche, dell'archivio di urbanistica, che in sostanza foto di documentazione, tipo che so, succede, fanno i lavori di una nuova strada, i tecnici del comune sono sempre andati a fare le foto man mano che venivano eseguiti i lavori. Il fatto è che però gli archivi del comune di Venezia contengono anche tanti anni precedenti e quindi c'erano le foto dei dipendenti comunali che erano andati a fotografare gli stati delle trincee o dei bombardamenti che c'erano stati durante la prima o la seconda guerra mondiale qua a Mestre o in centro storico. Per cui questi dati, che sono dati amministrativi, diventano dati storici e dati molto importanti per vedere anche come si è trasformato il territorio. Il tutto perché comunque alla base vale la citazione di Calvino sulle città invisibili, cioè che anche le città crescono d'essere opera della mente o del caso. Cioè, non sempre sono palazzi o strutture, ma sono principalmente persone che lavorano e pensano. E ognuno di queste, diciamo, persone crea un proprio prodotto, un proprio pensiero e cerca di lasciare il proprio segno. Il punto è appunto la risposta a una domanda. Nel caso del padiglione Venezia si è cercato di dare una risposta alla domanda, ma perché tutti questi vari successi, o meglio, come possono tutti questi vari soggetti produrre un'idea unitaria o quantomeno coerente di città? La prima risposta che abbiamo cercato di dare è quella che intanto mettetevi d'accordo su come condividervi le informazioni. Da lì dopo si riesce a trovare un linguaggio comune e sviluppare appunto una città. E qui ho chiuso. Domande? Fanculo? Boom, ci sono domande? Perfetto.